stato di crisi. Primo consiglio comunale a Portogruaro, un po' avevamo accennato con Giorgio Barro prima, ma è il PD adesso che interviene. Il Partito Democratico dà i voti, voto insufficiente. Centrosinistra Più Avanti Insieme ha convintamente proposto un metodo di confronto e collaborazione istituzionale, soprattutto in materia di presidenza e vicepresidenza del Consiglio. La maggioranza di centrodestra, dice il PD, non ha solo dimostrato inesperienza, ma soprattutto ha reso evidente la sua mancanza di coesione e di coerenza, rifiutando la proposta del capogruppo del PD Terenzi della nomina di vicepresidente all'opposizione. Presidente del Consiglio Comunale, dopo un balletto di possibili candidati, è stato votato Mascherin, esponente storico di estrema destra, dice il PD, poi chiederemo a Mascherin magari una presa di posizione, se vuole fare insomma una smentita. Un uomo comunque viene definito dal PD che non può certamente dirsi di cambiamento, che in passato non ha propriamente dimostrato equilibrio e tolleranza nei rapporti istituzionali, ma la cui nomina corrispondeva a necessari, li definisce così il PD, equilibri di potere. Lascio ai telespettatori ogni considerazione in merito, però insomma mi sa che in questo consiglio comunale regia ne vedremo delle belle a Portogruaro, no? Ci divertiremo.